Oggi è il 25 aprile e le pecore festeggiano la liberazione. Le pecore si credono libere e festeggiano la liberazione. Io purtroppo, siccome non è che c'ho alternativa, bisogna passare forza qua e ci becchiamo i zombie, capito? Cioè, sono molto libero, totalmente libero, che festeggiano. Ricordati, pecora, che ti abbiamo liberato, pecora. Ecco, ci mettiamo anche il cannone qua. Sì, pecora. Capito, pecora? Per farsi amare dagli zombie che controllano, si sono inventati una guerra. No, senti, famogli una guerra a questi, così poi ci siamo liberati, finalmente. Guerra che hanno creato loro, no? Ora ci siamo liberati. Oh, che bello. Monumenti ovunque, in ogni piazza. Ok. Ricordati, pecora, ti faccio sparire, ti metto il cannone qua, in piazza, ad Ariccia, e i suoi caduti, così ti ricordi. Per ricordare i caduti che hanno voluto loro, come fanno l'11 settembre, così tu ami il tuo oppressore, no? Lo ami, lo vuoi proprio, ti ha protetto dai tedeschi, ma stai scherzando? Ecco, appena entri ricordano... diciamo i caduti alle pecore, così le pecore capiscono sempre che insomma potrebbe risuccedere. Il nemico esterno serve sempre, perché così la pecora giustifica, ti vuole e ti protegge. Per comandare la pecora ci vuole la paura, i bulli. Guarda, questo è il segnale dei bulli proprio. Le pecore ad Ariccia sono per la pace e per il sesso fra uomo a uomo e donna a donna. Sono troppo avanti. Wi-Fi metropolitano, che comodo, ragazzi. Vi bruciamo il cervello gratis, ragazzi. Gratuito e senza fili. Ecco l'octogono anche qua, no? Usano a nascondere questo octogono ovunque, no? Perché se pensano che il ruolo così da comandanti, no, che hanno per questa società, ce l'hanno grazie a questo segreto, a questa conoscenza geniale che si sono inventati, no? E quindi si illudono che la forza ce l'hanno grazie all'intelligenza, ma questi ce l'hanno la forza grazie alla violenza, che è diverso, capito? Però si illudono, per questo faccio vedere queste cose, Amerigo, faccio vedere per far vedere a questi deficienti che praticamente è inutile che state lì a mettere queste cose. Voi diciamo il potere ce l'avete perché usate questi qua, ecco, questi qua usate, no? A me piace quest'acqua, la riempiamo, oh. Ora, se senti Piero Angela, quello che ti dice di fare l'operazione per cambiare sesso, quest'acqua è velenosa, ok? Bisogna bere quella col fluoro, che fa bene. Cioè, quando è avvelenata ti dicono che è potabile, quando non è trattata, come questa che è acqua di fonte, è buonissima, ti dicono acqua non potabile. Sono mostri. Praticamente sto sempre sul punto dove dell'altro ultimo video, quindi, che si chiama Castelli, la zona, no? Questo vulcano, diciamo, ci dicono che è un vulcano, insomma, che ne so. Però siccome a me me lo dice la stessa persona che mi dice che i vaccini fanno bene, a me mi viene qualche dubbio. Viene su Super Quark e Alberto Angela, diciamo, qualche dubbio, che poi sono gli stessi, questi qua, questi esperti, che mi dicono che l'11 settembre l'ha fatto Bin Laden, sempre loro. Stamattina sul treno c'era una che aveva bevuto e teneva il telefono acceso a palla. Io ovviamente dopo un po' gli ho detto: senti, stai dando fastidio, abbassa il volume oppure metti le cuffie. Questa sono incazzata, ma levate, no? Vado un'altra parte. Un'altra signora lì mi fa un segno, così, hush hush, dicendomi: guarda che ha bevuto. Io l'avevo capito che aveva bevuto, però questa, come c'è scritto lì nel cartello, essere stupido o essere arrogante e presuntuoso non è una scusante. Molta gente vede gente che è arrogante e violenta e tutto, e la lascia fare. È per questo che ci troviamo in questa merda, perché uno lascia fare questi mostri. Infatti la pecora è talmente buona, non fa niente, e questi hanno detto: sai che c'è, ma se li controlliamo
col 5G questi, gli famo fa quello che vogliamo noi e manco se ne accorgono. La pecora se la farà mettere in tutti i sensi. È buona l'acqua? No, non penso sia buona. Dice no. C'è capito, questi si preoccupano dell'acqua, no? Però intanto se bevono Red Bull. Allora, ritornando a sta tizia nel treno, no? Dopo un po' rimette la musica. A quel punto passa il controllore. Che devo fare? Io dico al controllore, guardi, può dire qualcosa alla signora? Senta signora, deve abbassare il volume. Perché dà fastidio al signore. Dà fastidio al signore, cioè ero solo io il cagazzi, capito? Un pubblico ufficiale dovrebbe svolgere il proprio dovere. Dà la colpa a chi chiede giustizia. Si sa come si fa con i mafiosi, no? Stai zitto, se no ti fa male, no? A me non mi costava niente piare all'altro vagone, no? Non costava niente. Però è una questione di giustizia. Perché se lo fai una volta, lo fai due volte, tre volte, si abituano e la prossima volta ti chiederanno molto di più i bulli. Capito? La gente per non avere nessun tipo di sforzo proprio, loro non si vogliono sforzare, non vogliono avere nessun tipo di contrasto, perché così li hanno programmati a non stare lì a combattere. Cioè li hanno proprio programmati così. Senti, non sta lì a litigare, lascia aperto, cedi terreno al bullo, ok? Questo perché? Perché il bullo è anche quello che controlla tutto, no? Chi ci controlla è un bullo. E quindi a lui fa comodo così programmare le pecore a non essere guerriere, diciamo, a chiedere giustizia. Cioè tu mi stai facendo un torto, io non ti devo lasciare, perché sennò tu, io ho capito che tu sei un deficiente. Sei un deficiente e se ti lascio una volta, chiudo un occhio una volta, due, tu continuerai, perché per tua natura tu vorrai sempre di più. Perché sei un deficiente, purtroppo. Quindi per evitare questa cosa qua devi combattere, perché sennò gli dai il dito, se prendono la mano, come si dice, no? E lo so che è molto più comodo, non fa niente, no? Via, alzanna all'altro vagone, no? Però è bello quello? Trovarsi in una situazione dove il bullo entra e tu te ne devi andare. Perché lui alza la musica e gliene frega niente. Più è facile il percorso, il tracciato, e più è sporco e più ci sono zombie. E quindi c'è quest'altro aspetto. Quindi se c'è questo da bilanciare queste cose, che vuoi? Vuoi il percorso difficile come questo che ho fatto io, che praticamente in certi punti c'erano alberi caduti e come si chiamano quelle piante con le spine, no? Che fanno le more, no? Praticamente avanzavo tipo un centimetro al minuto, tipo, e non c'avevo nemmeno qualcosa per tagliare le piante, no? Perché il percorso c'era, piccolissimo proprio, certe volte manco si vedeva. Però le piante, siccome non passava nessuno su quel percorso da tempo. E però la cosa bella di quando fai queste cose qua è che praticamente lo sforzo che fai alla fine è talmente bello quando arrivi così dopo quell'inferno, veramente inferno. E è come se simulo, diciamo, così nella mia testa un uscire da questa gabbia in cui mi trovo, no? E quindi era quella voglia così di arrivare per forza, no? Che mi spingeva, no? Molta gente sarebbe fermata, sarebbe tornata indietro, no? Però questo è stato fra i percorsi, il percorso, mi è successo un'altra volta uno brutto, però questo stato più brutto. Io mi ricordo qua c'è stata quella strada che praticamente, cioè, ti dà quell'illusione che è in discesa, però lei sta su verso Rocca di Papa. Ah, Rocca di Papa. Che è discesa invece è alla fine. Ma come si spiega quella? È un'illusione ottica o c'è qualcosa di strano? Là? Non credo che ci sia, non è strano, credo sia una questione solo ottica. Ecco. Qui vediamo i mostri, ecco. La loro croce. E i zombie qua. Ok? Allora, lì c'è scritto Comune di Nemi, paese delle fragole e dei fiori. Ammazza! È dello smog. Oh. Nemi purtroppo è una città molto
zombesca. Vediamo un po' di zombie qua. Entriamo un po' con arroganza. Li vedi così, sono bellissimi, no? Tutti profumati, eleganti. Però se ci provi a parlare, lasciamo queste cagnoline, stanno a passeggio il cane. Loro sono bravissimi a mangiare, eh? Sono esperti nel strafogarsi di merda. Tieni. A voi sta merda? Perché è questo? Fragola. Hai capito? Un fragolino. Alcol, fa bene, no? Quante fragole? 5 euro. 6 euro a cassa. Ecco, hanno comprato le fragole perché l'hanno letto là. Capito? Pure tu hai comprato la fragola? Bravo. No, non mi fa passare, grazie. Oh, che bello. La mamma sexy anche. Ecco, come vengono lavorati i bambini. Già ti farò, ma bambini.